all'inizio di gennaio ci ha lasciato il compianto economista Augusto Graziani. Ecco, vorremmo ricordarlo insieme. Che apporto ha portato alla storia del pensiero economico la teoria del circuito monetario, appunto, di Augusto Graziani? Dunque, ecco, io ho considerato, da storico del pensiero qual sono, non da economista, ritengo che Graziani, Augusto Graziani, sia stato uno dei quattro moschettieri del pensiero economico italiano della seconda metà del Novecento. In quali intendo economisti di grande levatura, gli economisti che non si interessano tanto della politica economica, tutti gli economisti si interessano di politica economica, degli affari economici, ci mancherebbe, anche noi dobbiamo comunque interessarsi, ecco, soltanto pochi invece si interessano di quella dimensione ulteriore dell'economia politica che è proprio la teoria economica pura, cioè a prescindere dalle evenienze che so dell'euro, degli Stati Uniti, del quantitative easing, che so, dei rapporti internazionali col terzo mondo, no, proprio la teoria, la high theory, come la chiamava, l'aveva chiamato uno storico del pensiero economico inglese. Bene, allora in Italia, per quello che io riesco a capire dal mio punto di osservazione, economisti che nella seconda metà del Novecento si sono interessati di teoria economica pura, io ne riconosco quattro, e Graziani è uno di questi. Il primo è Paolo Sigo Slabini, grandissimo, importantissimo economista, morto da tempo. Il secondo è Pierangelo Garignani, uno sgraffiano che è morto l'anno scorso. Poi c'è Pierluigi Pasinetti, a Milano, docente a Milano, è ancora vivente, che ha dato un contributo enorme alla teoria pura. E poi c'è stato Augusto Graziani. Ecco, Augusto Graziani, ecco, mentre Pasinetti, tanto per intenderci, Sigo Slabini si interessava al problema della tecnologia, dell'innovazione, al progresso tecnico, di derivazione schumpeteriana, e era affascinato da quel fenomeno economico proprio del capitalismo che è lo sviluppo tecnico, il progresso tecnico. E che cosa comporta un progresso tecnico? Perché voi capite, cioè, in una situazione di equilibrio il progresso tecnico mi fa saltare tutti quanti gli equilibri possibili, come correre dietro al riequilibrio. Ecco, Pierangelo Garignani era sgraffiano e si è interessato soprattutto alla distribuzione tra le classi del prodotto netto della ricchezza che viene prodotta annualmente, proprio la distribuzione del reddito. Luigi Pasinetti invece ha interessato quelle che ha chiamato le interdipendenze strutturali, come, ecco, di solito si fa un approccio aggregato del sistema, ecco, no, ci sono l'economia, no, ci sono le imprese. Beh, e come stanno fra di loro le imprese? Sono in un certo rapporto? Come funziona? Se noi sminuzzassimo l'economia in tutte le sue componenti, poi però dobbiamo tenere conto che sono tutte collegate fra di loro, per intenderci, è una matrice. Bene, come stanno fra di loro? E cosa succede quando, immaginiamo, una parte va avanti e l'altra parte torna indietro? Ecco, cosa succede all'insieme? Ecco, le interdipendenze, la dinamica economica strutturale. E Graziani? Beh, Graziani nasce come economista, era nato nel 1933, ha come impostazione un'impostazione ortodossa fino agli anni 60, dopodiché le polemiche, i dibattiti a cui partecipa, molto interessanti negli anni 60, sull'equilibrio economico generale di Valras, lo spostano ad interessarsi di un tema, il tema precedente. Il fatto che la circolazione capitalistica è denaro, merce, denaro, e che dobbiamo porsi un problema sconvolgente: ma quel denaro lì da dove viene fuori? Ecco, elabora questa lentamente, progressivamente. È anche bello vedere, leggendo i suoi testi, come pian piano il suo pensiero si precisi, si affini, e poi alla fine fa massa in quello che è il primo, che è la sua teoria. La teoria monetaria della produzione, questa è la prima formulazione completa della teoria del 1994. Questo testo verrà poi tradotto in inglese, 94, questo testo verrà poi tradotto in inglese nel 2003. Ecco.
E questo testo parte da questa premessa. Se la circolazione capitalistica deve avere un incipit nel denaro, questo denaro da dove viene? Allora gli economisti dicono, tradizionali, dicono, quelli dell'Ottocento, c'è, ed è il risparmio delle famiglie, al che uno si mangia la coda il ragionamento, dice, beh, è il risparmio delle famiglie come si è formato? Ah beh, prima qualcuno, vabbè, d'accordo, ma bisogna pur cominciare, è roba vecchia, viene fuori, ecco. L'altra soluzione, per esempio al tempo della moneta metallica, del denaro, merce, ecco, si diceva, beh, è l'oro, la moneta, quel di primo, quel denaro primo, è l'oro che abbiamo, perché ce l'hai? Perché abbiamo le miniere, tiriamo fuori l'oro, abbiamo la moneta necessaria per attivare il processo. Beh, pensate che nel 1600 c'è stato un economista napoletano, Antonio Serra, che ha fatto un libro in cui il titolo c'è a breve, dove non sono miniere. Dice, ragazzi, e se non abbiamo le miniere come si fa? Bisogna inventarsi qualcosa per riuscire ad avere del denaro dove non sono miniere. Ecco, quindi allora voi capite, quel punto di partenza non può essere l'oro, è una soluzione d'accatto, sì, vabbè, comoda, vabbè, scavo, lo tiro fuori, vabbè, ma che cavolo, appunto, se non ce le hai le mie, vabbè, sì, vabbè, ma è il risparmio della nonna, vabbè, anche questa è una soluzione, e se non hai la nonna, se la nonna è povera, come si fa? Ecco, e allora viene fuori la grande teoria, che non è di Graziani l'ha esposta, sistematizzata in una maniera geniale, questa grande teoria che comincia alla fine dell'Ottocento, 1898, da un economista svedese straordinario, eretico quanto più possibile, venne nominato al Parlamento e c'era il re e lui si rifiutò di giurare fedeltà al re e venne espulso per questo. Praticava teorie malthusiane, è stato condannato perché insegnava alle donne di starci un po' attente alle gravidanze, non al sesso, ma alle gravidanze, ecco, trovando dei rimedi adeguati, scandalo, eccetera. Bene, e fra le tante cose si è interessato anche lui, proprio è stato lui a fare questo, a impostare il problema nella sua esattezza logica, non realistica, ma proprio nella sua purezza logica. Ecco, nel 1898, in un capitolo del suo libro Interesse, va bene, ma non occorre ricordarlo il titolo, ecco, Interesse monetario e prezzo dei beni, 1898, c'è un capitolo in cui dice: immaginiamo che non ci siano miniere, va bene, e non c'è neanche risparmio. È un po' difficile. E allora come si fa a produrre? Come si fa a far partire il circuito capitalistico se deve partire con un denaro iniziale? Ed ecco la sua trovata, bisogna che le banche lo concedano. Ecco, per cui il punto di partenza essenziale della circolazione bancaria, della circolazione capitalistica, quel denaro che deve essere posto ad incipit, non è produzione, risultato delle miniere o della ricchezza degli antenati, ma è creazione pura delle banche. Le banche, ma come? Ma scusa, le banche non sono quelle che prendono i soldi a deposito e poi le prestano? Sì, allora per confutare questa diceria basta questo, che è stato dimostrato dagli economisti del Novecento, c'è stato un dibattito enorme che è stato ricostruito da Riccardo Rialfonso nella sua tesi di dottorato, bellissimo, ecco, che se le banche ricevono in deposito 100 di moneta, bene, ne prestano, c'è stato il dibattito se le banche fossero guardarobe oppure no. Un guardaroba, se gli arrivano 100 vestiti, restituisce 100 vestiti. Le banche, se ricevono 100 di merce, di denaro, presteranno 100 di denaro, un po' di meno perché c'è la riserva bancaria. Però mettiamo che la riserva bancaria sia zero. Al massimo distribuiscono 100. Sì, in prima battuta, perché siccome il denaro non si consuma, non è come la cioccolata, gira, può fare diversi passaggi, risulta che alla fine il sistema bancario con 100 di deposito può concedere prestiti per 300, 400, 500, per un multiplo al limite infinito. Ecco, cioè perché? Perché il sistema bancario non è un guardaroba, ma è il creatore
del potere di potere d'acquisto. Le banche creano moneta. Ecco, questo è importantissimo, perché a questo punto, quando naturalmente creando moneta si provoca inflazione. Di solito tutti quanti, a meno che non ci siano delle controtendenze, certamente provocano un aumento dei prezzi. Bene, naturalmente si attribuisce questa responsabilità allo Stato, spendaccione che stampa moneta, la zecca che butta fuori moneta, eccetera, per cui non bisogna che lo Stato, eccetera, eccetera. Bene, ecco, la condizione di la minaccia di inflazione è dovuta sia allo Stato che può esagerare nell'emettere moneta, ci mancherebbe altro, esagerare in particolari condizioni, ma possono farlo anche le banche. Le banche sono un potenziale inflattivo al pari dello Stato. Al punto che Milton Friedman, grande e rigoroso monetarista, nel 1949 ha scritto un testo appunto contro come impedire l'esplosione inflazionistica dei prezzi col contenimento severo, rigoroso della moneta. Bene, e quali sono le condizioni per garantirci che la moneta sia proprio quanto basta, neanche un pochino di più? Due condizioni. Le abbiamo dimenticate queste perché ci fa comodo dimenticare. La prima, che il bilancio dello Stato sia in pareggio, cioè che tutte le spese statali siano pagate con tasse da parte dei concittadini. È giusto, a questo punto, se lo Stato spende 100, ma i cittadini rinunciano a 100 come tasse per pagare quella spesa pubblica, è semplicemente una partita di giro. Sì, d'accordo, ma poi ci sono, ecco qui la novità di Friedman, ci sono anche le banche. Sì, e allora Friedman, che era un economista serio, e quindi guardava in faccia la realtà economica, non nascondendosi dietro le ideologie, c'è anche il pericolo inflattivo delle banche. E come si fa a impedire alle banche di essere in qualche misura inflattive? Con la riserva bancaria al 100%. Cosa vuol dire? Che le banche ricevono deposito e non possono concedere nulla a prestito. Solo così le banche non sono inflattive. Ora però, ecco, torniamo a Graziani. Fosse così, quel di primo, nel modello di Wigzell, in cui non ci sono miniere, non c'è risparmio precedentemente accantonato, in quella economia pura, diciamo, in questa idea di economia estrema, l'economia di puro credito, come l'ha chiamata Wigzell, bene, quell'economia lì non partirebbe mai. Ecco che necessita che le banche stampino moneta. La cosa divertente è questa, che le banche devono stampare moneta. Perché? Stampare moneta, cioè concedere credito, ecco più esattamente, perché è moneta bancaria la loro, assegni, aperture di credito alle imprese, non, devono farlo, non è che possono, devono, perché? Perché qua esiste un altro teorema, questo che con cui si conclude l'Ottocento, il teorema di Ballarat, che è un'economia in libera concorrenza, perfettamente concorrenziale, in libera concorrenza e nel lungo periodo, ecco, queste sono le due condizioni che si richiedono, bene, alla lunga, un'economia perfettamente concorrenziale, le imprese non fanno profitto. Se gli investimenti sono esattamente uguali ai risparmi, si dimostra, è una prova logica, si dimostra che le imprese non fanno profitto. Sia chiaro, i capitalisti guadagnano perché prestano, vendono capitale alle imprese, quindi ricevono un profitto. Sono le imprese che non fanno, qui è divertente perché Varras dice benefis, non dice profitto. Noi dovremmo dire non fanno guadagni. Ecco, quindi le imprese alla lunga, in un mercato completamente concorrenziale, se gli investimenti sono uguali ai risparmi, non fanno guadagni. Da cui la condizione del Novecento. Affinché le imprese facciano guadagni, è necessario che gli investimenti siano superiori ai risparmi. Ma com'è possibile fare investimenti superiori ai risparmi? Addirittura, immaginate, nella situazione assurda in cui il risparmio addirittura non ci sia. Ecco, soltanto a condizione che, a differenza degli investimenti al risparmio, sia coperto dal finanziamento bancario all'impresa. Quindi, la grande trovata, ecco la teoria monetaria della produzione. Le banche devono finanziare le imprese, ovviamente si farà pagare gli interessi, questo d'accordo, non è un'operazione gratis, però devono finanziare le imprese, non per guadagnare gli interessi, perché vogliono fare affari loro, no, per consentire alle imprese di produrre profitti. E questo è il primo contributo eccezionale
di Graziani, avere risuscitato questa idea, che come ho detto è in nuce in questo capitolo del 1298 di Knut Wicksell, è stata poi enfatizzata da Giove Schumpeter, è stata recuperata da John Maynard Keynes, ma non il Keynes della teoria generale, quanto il Keynes del Trattato della Moneta e degli scritti successivi alla teoria generale del 37, del 37-38, fino a che poi gli viene un infarto e muore. Ecco, la necessità che le banche finanzino le imprese, altrimenti guai. Ecco, una situazione come quella che stiamo vivendo oggi, di quello che si chiama il credit crunch, cioè la ritrosia delle banche a dare soldi alle imprese, perché la situazione è brutta, perché ci sono dei problemi, perché le imprese non sono seguibili, perché le banche possono essere, come si dice, impedite, hanno depositi rischiosi, tutto quello che volete. Queste sono, diciamo, la fenomenologia del fatto. Il risultato allucinante è che se le banche non finanziano le imprese, sono restie a finanziare le imprese, il sistema delle imprese non fa profitto, non fa guadagni. Ma non basta, c'è ancora di peggio. Perché a questo punto immaginate, allora ho capito, immaginate che quel denaro iniziale, adesso ho capito qual è la sua vera origine, la sua origine pura, è finanziamento bancario. Bene, immaginate che le banche mi diano 100 di finanziamento, danno al sistema delle imprese 100 di finanziamento. Le imprese con questo 100 comprano mezzi di produzione, materie prime, forza lavoro, tutto quello che serve, fanno investimenti per 100, hanno avuto un finanziamento da 100 e investono per 100. Dopodiché producono, sì, e produrre devono produrre di più, però certo, mettiamo che producono 110, producono delle merci che valgono 100 più 10, perché c'è questo plus valore. Sulla natura di questo plus valore possiamo discutere, plus valore, plus profitto, plus valenza, come volete. Le merci io, se no non produrrei, se investo 100 è per produrre merci che valgano 110. Bene, a questo punto si pone un problema molto incandescente, quello che è chiamato il paradosso del profitto monetario, perché a questo punto le merci, le imprese hanno 110 di merci. Ma la circolazione è finita? No, se guardiamo la circolazione, la formula della circolazione capitalistica marxiana, M di primo, le merci vanno trasformate in denaro, quindi quelle merci vanno vendute. Bene, le merci vengono a 110, vanno vendute e devono incontrare moneta. Ci deve essere lo scambio merce contro moneta, benissimo, contro denaro. Le merci valgono 110, come abbiamo detto, vanno sul mercato e incontrano moneta. Ma quanta moneta c'è in quel sistema così estremo che abbiamo ragionato? 100! Ed ecco il paradosso. Ci saranno 110 valore di merci a fronte di un 100 di valore di moneta. Questo cosa vuol dire? Che le merci non potranno essere vendute al loro valore perché non c'è moneta adeguata. Quindi le merci potranno essere vendute soltanto per 100. Ma se è così, quel 10 di più, che è il profitto, che è il plusvalore, che è quel, come chiamatelo come volete, che è stato prodotto materialmente, son beni, non riesce ad essere tradotto in moneta, non viene realizzato. Col finanziamento delle banche abbiamo consentito alle imprese di fare investimenti e quindi produrre merci con profitto. Ma solo col finanziamento delle banche non possiamo avere la realizzazione di quel profitto che pure è stato prodotto. È il paradosso del profitto monetario. Ecco, Graziani se l'è trovato davanti e l'ha cercato di risolverlo in una maniera proprio per far capire anche proprio come la fatica del pensiero economico di fronte a queste difficoltà si butti, le provi tutte e dice, vabbè, allora quante sono le merci? 110. Quant'è la moneta? 100. Poi le banche vogliono anche l'interesse, eh? Ecco, certo, una parte di quel profitto deve finire alle banche. Bene, e come si paga il profitto? Ah no, scusa, la cosa più divertente è appunto, dice, le merci non occorre che vengano vendute, restano lì, sono merci, 110 c'è, non le vendi. Vabbè, ma Graziani, non chiudi. No, beh, è l'interesse. Ah no, ma le imprese pagheranno in merci l'interesse. Sì, che può funzionare se queste merci sono, che so, prosciutti di Parma, parmigiano reggiano,
veramente posso pensare che vado alla banca e dice scusate, grazie, devo pagare l'interesse, mi do una forma. Sì, però è una soluzione proprio ridicola. Sì, proprio perché non ce la faccio proprio. Ecco, no, bravo Graziani, non per questa soluzione occasionale, così estemporanea, istintiva, però bravo perché ha sollevato il problema. Ma come si fa a realizzare il profitto prodotto? Ecco, e qui ci sono state da questo libro di Graziani si è scatenata una bibliografia enorme per tutti i tentativi per dire dobbiamo risolvere questo problema, Allora delle soluzioni del tipo no vabbè, ma gli interessi li paghiamo la prossima volta, quando ci danno il prossimo finanziamento di 100, metti caso l'interesse è 10, va bene, e noi ci facciamo dare 100 di finanziamento, 10 li restituiamo, così abbiamo per l'investimento solo 90. Sì, d'accordo, ma vuol dire che quest'anno hai investito per 100, nel prossimo anno devi investire 90 perché hai dovuto pagare l'interesse, paghi l'interesse con l'investimento di domani, anche questa è una condizione assurda, le hanno provate di tutte. Vabbè, ma i mercati sono imperfetti, per cui chi se ne frega, no, anche questo non funziona, insomma, è tutta una cosa molto strana. Molto, ho provato di tutte, ecco, qui ho trovato un piccolo sintesi di tutte le soluzioni, ecco, allora, Messori e Zazzaro nel 2005, Forges d'Avanzati e Pacella nel 2008, Zezza nel 2004, Pacella ancora nel 2008, Forges d'Avanzati Torrella Esposito nel 2010, Forges d'Avanzati e Pacella nel 2010, Forges d'Avanzati e Rialfonso nel 2009, tutte le soluzioni più strane possibili, immaginabili, a me ne piace una sola. Ed è. A che punto siamo arrivati? Siamo arrivati che ci vuole. Abbiamo avuto un finanziamento di 100, fatto investimenti per 100, prodotto per 100 più 10, 100 naturalmente vendiamo, cioè la moneta c'è, quel 10 rimane fuori, ebbene quel 10 non trova moneta, a meno che ritorniamo alle banche, le banche emettono altra moneta, 10 di moneta in più, cioè le banche devono emettere 100 di moneta per darle alle imprese e 10 di moneta, perché serve per vendere poi alla fine, per darla a chi? Per darla ad altri soggetti che non siano le imprese. E questi soggetti sono due, le famiglie o lo Stato. Le banche devono concedere credito alle famiglie e allo Stato. In questo bisogna che famiglie e Stato si indebitino anche loro per consentire al profitto prodotto di realizzarsi monetariamente. E quello che hanno fatto per esempio in America sulla fine del XX secolo con il credito al consumo, credito indiscriminato al consumo, perché l'hanno fatto? È perché bisognava realizzare quello che le imprese producevano grazie al finanziamento delle banche. C'è un teorema, proprio un'equazione che viene fuori del profitto monetario, il saggio di profitto monetario è positivo, è stato profitto, è uguale al rapporto dell'indebitamento di famiglia e Stato fratto il finanziamento dell'impresa. Debito fratto finanziamento. Naturalmente anche il finanziamento dell'impresa è debito, però per distinguere, perché il finanziamento è debito finalizzato a produrre, l'indebitamento è debito finalizzato al consumo, al realizzo. Bene, occorre che ci siano tutte e due, altrimenti voi capite, se il saggio profitto monetario è il debito fratto il finanziamento, se il debito è zero, il saggio profitto monetario è zero. Ecco che allora, appunto, vi dicevo, in America si è tentato la grande carta del debito, del credito al consumo, del debito delle famiglie, durato poco, dopo un disastro pazzesco. Ecco, per cui sì, perché le famiglie lo devono ripagare il debito, per cui è vero che glielo diamo, ma prima o poi queste dovranno ripagarlo. Ecco, la soluzione più intelligente, più duratura, più permanente, era quella che era stata sollevata, niente di nuovo, Keynes. Occorre che lo Stato si indebiti affinché il meccanismo si chiuda, altrimenti non si chiude. Occorre che lo Stato faccia, emetta, si indebiti nei confronti delle banche, nei confronti dei cittadini e di quant'altro. Quindi il debito sovrano
non è una patologia, un'aberrazione, un pericolo, una minaccia, ma è una condizione di sopravvivenza della circolazione capitalistica. Ecco, in questa maniera viene fuori una cosa, che tutte le politiche di rientro del debito sovrano sono politiche suicide, economiche, sono politiche economiche suicide. Perché l'equazioncina, il saggio del profitto monetario è l'indebitamento, in questo caso eliminiamo le famiglie, indebitamento pubblico fratto finanziamento alle imprese. Indebitamento pubblico zero, perché naturalmente lo Stato non deve indebitarsi, mai, appunto lo Stato, Friedman, lo Stato, tutte le spese statali vanno coperte con le tasse, non col debito. Debito zero, il saggio del profitto monetario va a zero, vuol dire che il finanziamento bancario alle imprese non porta alla monetizzazione del profitto. Cioè si producono merci con profitto incorporato, diciamo, ma non si riescono a vendere. È il problema che angoscia Marchionne, che dice: cavolo, io devo vendere! Devo vendere! E dove vendo? Ma dove vendo, dove c'è un debito statale? E dove c'è il debito statale? Negli Stati Uniti, non c'è in Europa! Perché in Europa siamo monetaristi. Negli Stati Uniti la politica di questi ultimi anni della Federal Reserve è stata una politica di concessione, di esagerata, il quantitative easing, di prestiti alle banche, alle famiglie, alle imprese. Ma cosa ha fatto Obama per consentire a Marchionne di acquisire la Chrysler? Ma gli ha prestato i soldi! Però dopo bisogna vendere, e allora bisogna che Obama faccia una politica di spesa pubblica, di debito pubblico. Ecco, in Europa invece abbiamo questa ideologia monetarista per cui gli stati non devono indebitarsi, se si sono indebitati è meglio che rientrino su questo debito, per cui cosa viene fuori? Viene fuori quello che stiamo vivendo, questa Europa sta perdendo PIL, il sistema delle imprese sta andando in rosso, certo. Non da noi, cioè non in Germania, certo, perché c'è una terza soluzione, ecco, che merita di essere considerata. Io posso vendere, ho bisogno di vendere, ho bisogno del denaro, questo denaro lo devo trovare, quel di primo lo devo trovare, mi manca quel 10 che se non me lo danno, se non mi viene concesso dalle banche come indebitamento delle famiglie o dello Stato, dove lo posso trovare? C'è una terza soluzione, il debito degli altri. Intendendo gli altri, gli stranieri. Cioè, io non mi indebito, si indebitano gli altri. Ecco allora il paradosso di questa Europa, che proprio gioca su quell'equazione. Il saggio profitto monetario è indebitamento, vabbè, è un'equazione, è un peso un po' più complicata, perché ci devo metterci dentro anche gli interessi, quello che volete, però ridotta all'osso è questa cosa: indebitamento dello Stato fratto, delle famiglie volendo, fratto finanziamento alle imprese. Bene, ecco, questo se c'è uno Stato solo, ma mettiamo che ci siano due Stati, allora c'è la variante bellissima: il finanziamento alle imprese lo facciamo in Germania, l'indebitamento dello Stato lo facciamo in Italia. E a questo punto io ho che il saggio del profitto monetario è positivo. Perché? Perché c'è un finanziamento bancario alle imprese tedesche, ma c'è un indebitamento sovrano dello Stato italiano. Che qual è la funzione però? Qual è la funzione che deve assumere l'Italia rispetto alla Germania nel rapporto commerciale dell'Europa unita? La Germania deve produrre le merci, l'Italia le deve comprare. Il debito statale serve per comprare le merci che la Germania produce. Allora il paradosso è che bisogna che l'Italia si indebiti per consentire alla Germania di vendere le merci che produce con tanto.